La stazione centrale di Milano, protagonista di un thriller che, freschissimo di pubblicazione, ha già fatto parlare alcuni critici di una svolta nel noir italiano. Il romanzo La stazione, che esce per Giunti, è il libro d'esordio di Jacopo De Michelis. La stazione è un edificio che ha una lunga storia, è stata inaugurata negli anni 30 e ha vissuto soprattutto i suoi momenti più oscuri durante la Seconda Guerra Mondiale, quando, come ormai è tristemente noto, i binari sotterranei, i vecchi binari merci della stazione venivano usati dalle SS con l'aiuto delle camicie nere per deportare ebrei ad Auschwitz. Il romanzo intreccia due storie principali intorno a un mistero spaventoso, un ispettore che indaga sul ritrovamento di cadaveri di animali e una donna con una misteriosa dote che cerca due bambini soli che ha visto aggirarsi alla centrale. E a poco il luogo, maestoso e a suo modo anche spaventoso, rivela tutta la propria oscurità storica e presente. Il punto di partenza del romanzo è proprio la fascinazione che io ho sempre provato verso la stazione. Io sono nato e cresciuto a Milano, anche se oggi vivo a Venezia, a due passi da qua, a due passi dalla stazione. Fin da bambino l'edificio mi ha incuriosito e affascinato. E nell'elaborare la trama del romanzo ho fatto in modo che i personaggi passassero in ogni luogo, in ogni anfratto della stazione, in modo che leggere il romanzo e anche fare una visita approfondita e articolata di ogni angolo di questo straordinario edificio. Accanto alla trama, articolata su un volume di oltre 800 pagine che ruota intorno all'anima nera della storia e delle persone, dal romanzo emerge ovviamente anche un ritratto complessivo della centrale e un'indagine, oltre che sui suoi misteri più cupi, anche sui suoi ambienti meno noti. Una delle cose che a me ha più colpito mentre facevo ricerche, che ho inserito nel romanzo, è che all'ingresso del padiglione reale, che era la sala d'attesa riservata ai Savoia, dall'alto angolo sontuoso e difficilmente visitabile della stazione, sopra l'ingresso ci sono dei dipinti su maiolica che raffigurano la storia dei Savoia, in uno dei quali è raffigurato Mussolini. Il volto di Mussolini è stato sfregiato e cancellato durante la liberazione, si dice da un partigiano a fucilate, anche se forse non è esattamente così che è andato. Beh, tutta la stazione è stata restaurata, il padiglione reale è tornato ai suoi passati fasti, ma il volto di Mussolini è ancora cancellato, nessuno ha mai osato ripristinarlo. Quello che è molto probabile alla fine del viaggio dentro il romanzo è che sarà difficile continuare a guardare la stazione centrale con gli stessi occhi. In un certo senso, qui la scrittura mostra come uno dei modi in cui l'arte ha degli effetti sulla nostra vita sia proprio quello di renderci nuovamente ignoto quello che pensavamo di conoscere. E scusate se è poco.